Pasqua, i cestini non sono mai troppi. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì, a Pasqua la cosa che serve sempre sono i cestini in cui mettere ovette, pulcini, cioccolatini. Bene, questi cestini di solito costano un botto o sono abbastanza complicatini da creare. Oggi vi spiegherò un metodo per creare dei cestini in maniera semplicissima, senza bisogno di colla, ma soltanto con un po' di scotch e un paio di forbici. Scommettiamo, spostiamoci sul piano da lavoro e vedrete che soluzione fantastica! Ecco cosa ci servirà: un piatto di carta, una squadretta, una striscia di cartoncino larga 2 cm, una matita, forbici, scotch biadesivo e un nastro che stia bene con i toni del nostro piatto. Cominciamo subito. Metto su un tappetino di carta millimetrata e, essendo il piatto da 26 cm, prendo 8 cm da ogni lato. Poggiandolo su un piatto di carta millimetrata mi viene molto semplice come operazione, perché comincio a contare proprio i millimetri che occupa. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, senza preoccuparmi di prendere bene le misure. Adesso pratico un taglio su ognuna di queste parti. Cosa faccio? Parto dalla prima di fronte a me, quindi giro il piatto e taglio sempre quella che ho sulla mia destra. Cominciamo subito. Adesso avrò questi lembi liberi ed a uno li piegherò tutti verso l'interno su questa linea. Volendo potrei aiutarmi anche con un bulino a segnare le mie linee. Sicuramente mi verrebbe più agevole e il lavoro verrebbe molto più pulito. Fate in modo che questa linea combaci sempre con la linea del quadrato disegnato, così. Adesso col bulino calcate ben bene questa linea, quindi una volta fatto questo piegate anche quest'altra parte verso il suo interno, così. Ok? Facciamo la stessa cosa da tutti i lati. Adesso entra in gioco il nostro scotch carta. Tagliamone 4 pezzetti che incolleremo ognuno su una delle faccette. Qui. Benissimo, a questo punto rimuoviamo dal nostro scotch carta la pellicola di protezione. Alziate il lembetto e unitelo all'altro, così, e facciamo così su tutti e 4 i lati. Se questi lembetti spiccicati non vi piacciono, adagiate un pezzettino di scotch carta anche tra ogni interstizio e già il nostro scatolino è pronto. Adesso vorremmo creare un nostro manichetto, così, per creare proprio un vero e proprio cestino. Quindi cosa facciamo? Mettiamo sulla nostra striscetta di cartoncino dello scotch biadesivo. Adesso prendiamo la misura del nastro, stando attenti a lasciare 1 cm di scotch biadesivo in vista da una parte e 1 cm anche dall'altra. Possiamo anche eliminare l'eccesso senza scotch biadesivo e liberare la pellicola di protezione. E adesso, lasciando un po' di spazio sul fondo e anche dall'altra parte, appoggiamo il nostro nastro. Quindi prendiamo la nostra scatolina, pieghiamo il nastro e appiccichiamo davvero davvero carinissimo. Non è finito, adesso dobbiamo foderare con il restante nastro tutto intorno alla scatolina in modo da far rimanere meno cartoncino in evidenza e da far legare la fantasia con il manico. Cosa facciamo? Prendiamo il nostro scotch carta,
lo avvolgiamo tutto attorno alla nostra scatolina e facciamo in modo che aderisca perfettamente. Adesso rimuoviamo la pellicola e su tutto adagiamo il nastro. Qui dobbiamo essere molto puliti a rifilare l'eccesso perfettamente ad angolo, quindi adagiamo l'ultimo giro e anche qui tagliamo perfettamente a margine. Adesso abbelliamo il fronte e il retro con due fiocchetti. Prendo un pezzetto di nastro, faccio la mia solita coccardina, piego del nastrino e leggo il tutto. Così. Stringo bene e poi mi assicurerò dopo di dare una forma garbata a tutto il fiocchetto. Tolgo l'eccesso di nastro dietro, sistemo bene questo in maniera tale che venga a coda di rondine da una parte e ovviamente anche dall'altra. Prendo il nostro preziosissimo scotch biadesivo, ne ricavo due pezzetti che incollerò dietro i fiocchi, così. Quindi rimuovo la pellicola, una volta sistemato il tutto adagiamolo sulla parte anteriore del nostro cestino. Visto? Chi lo direbbe mai che è fatta con un piatto? E adesso vi lascio alle foto della scatolina bella e pronta per essere regalata. Visto che è semplice, della carta o un piatto di carta e il gioco è fatto. Quattro pieghe, un manico e naturalmente la vostra creatività ad adornare il tutto. Spero che questo video molto easy, molto semplice e veloce vi risolva una serie di problemi proprio fattivi in casa e soprattutto vi abbia allietato e vi abbia regalato una botta di creatività in più. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, incestinami un bel pollice in su e soprattutto condividilo sulla tua pagina Facebook. E questo sarà un grande regalo che farai a me e ad Arte per Te, perché aiuterai il canale a crescere e a rimanere in evidenza su YouTube. Quindi grazie, grazie di cuore. Mua! E soprattutto vi aspetto sempre sulla mia pagina Facebook e naturalmente qui per il prossimo video. Una splendida preparazione alla Pasqua a tutti e da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci al prossimo video, ciao!